Cristo Zlatanov oggi si può festeggiare perché eh, oggi sono i tuoi 40 anni, come li stai vivendo, come hai festeggiato soprattutto oggi con i tuoi compagni? Ah, oggi siamo in partenza per questa Final Four, quindi si festeggerà alla fine, spero di festeggiare più del mio compleanno. Eh, i, miei, I miei 40 anni, no, sono i miei, i miei secondo vent'anni, sono questi, non sono i miei 40 anni che mi sento così. Eh, Bello, 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 sono arrivato, sono arrivato da, da giocatore in attività, quindi sono contento e felice. Girandomi indietro rifarei tutto e non, non ho rimpianti né rimorsi. Com'è lo spirito oggi? Alto, alto perché ormai non siamo più capaci di perdere, sono cinque partite, che siamo Michele comprese. No, a parte gli scherzi è il morale è alto, sappiamo sicuramente di non essere i favoriti nella nostra semifinale però la affrontiamo col massimo, con la massima umiltà perché dobbiamo fare soltanto così riusciamo magari a spuntarla perché è una partita secca, è una partita secca, lo sappiamo benissimo noi e voi, quindi può succedere di tutto. Come si arriva in campo a 40 anni? Come si arriva? Eh, non lo so, sicuramente Madre Natura mi ha aiutato, poi insomma, bisogna fare attenzione a qualche cosa. Io sono arrivato bene, non so chi ringraziare, ma sono solo che contento. Praticamente metà dei tuoi anni, quasi, insomma, comunque trascorse a Piacenza? Quasi la metà, è vero, sì. Ma la cosa, questa cosa qua mi fa piacere perché eh, significa che. Io sono riuscito a dare qualcosa e nel frattempo ho ricevuto anche qualcosa, nel senso che siamo trovati bene all'unisono e, e, e sono contento di questo perché il girovagare per l'Italia non è che mi piaceva tantissimo. Ho avuto questa possibilità e l'ho sfruttata al massimo. Adesso lo puoi dire perché ormai è passato: quante volte sei davvero stato a un passo dall'andar via da Piacenza? Quattro. Eh, un, due, tre, quattro, sì, quattro. E perché per quattro volte sei rimasto a Piacenza nonostante le offerte? Perché avevo fatto questa scelta mh, di vita, nel senso che avevo dato la priorità a, a me stesso in maniera egoistica. Nel senso che a me piace stare a casa, piace stare in famiglia, piace avere una famiglia. E per far sì che questo accadesse non, non potevo andare in giro per l'Italia o per il mondo. Quindi ho fatto queste scelte e ne sono veramente felice. Il regalo più bello che ti hanno fatto per i tuoi 40 anni, o che ti hanno promesso eh, di fare per i tuoi 40 anni? Il regalo più bello, una sorpresa, una festa, una sorpresa nel senso una, un ritrovo a sorpresa, una festa a sorpresa che è stato, è stato bellissimo. Per i primi 5 minuti, secondo me, te l'aspetti. E... Ero, ero paralizzato, provavo dentro delle emozioni, delle sensazioni che era veramente bello. Me l'hanno fatta sotto il naso, non me ne sono accorto di niente eh, ed è stato molto molto bello. A questo punto dici chi ha organizzato la festa e chi c'era a questa festa? Eh, L'ho organizzata mia moglie, eh, chi c'era? C'erano un sacco di amici. Fra 12, fra 12 mesi? Fra 12 mesi festeggiamo i 20 anni più i 21.